Thank you. Delighted to be with you. Yes, in the Auri University, it's the first time for you. Yes, it is. It is. In the Pope University. In the Pope University. Okay. Pope University. I'm honored. I'm very delighted. Oh, it's for us. It's a very an honor for us. Yeah. Thank you. It's an honor for me. Thank you for inviting me. Possiamo iniziare? Cioè, è già in. Saluto tutti, saluto anzitutto la comunità accademica che è in questo momento collegata e un saluto cordiale al professor Yunus che ha voluto onorarci di una lezione che ci consentirà di vivere un po' qual è la prospettiva dell'economia dopo il coronavirus o con il coronavirus. È un modo con cui l'università si rende presente con i suoi studenti in una forma diversa da quella a cui ordinariamente siamo abituati. Quindi questo è veramente per noi un momento importante che ci fa capire anche come lo sviluppo dell'economia mondiale, lo sviluppo e le tendenze dell'economia mondiale possono essere essenziali per una formazione multidisciplinare. Critiche e in quelle politologiche. In questo senso ringraziamo il professor Yunus e poiché dobbiamo stare nei tempi, io do subito la parola al moderatore di questo incontro, che ringrazio, è il dottor Enzo Curzio che ha un suo ruolo nella, possiamo usare il termine, nel management dei premi Nobel per la FAO e che è stato un po' la persona che ha con il professor Lo Monaco, titolare dell'insegnamento della cattedra di economia, è un po' l'animatore di questa iniziativa. Grazie e do la parola. Professor Yunus, see at the end of your intervention. Thanks. Okay. Thank you very much. Buonasera a tutti e grazie per essere qui. Good evening, Professor Yunus. Good evening, Enzo. How are you? I'm fine. I'm really good. I'm really okay. I can speak in Italian. Sorry, Professor Yunus. I don't think that if you receive the translation. Non volevo tracciare un profilo biografico del Professor Yunus perché tutti quanti noi lo conosciamo, è una delle più prestigiose personalità del nostro tempo. Volevo focalizzarmi solo su due punti. Il primo punto è quando il professor Yunus comincia la sua battaglia per debellare la povertà. Comincia la sua missione nel 1974, appunto quando il Bangladesh, che è il suo paese natale, dove anche oggi risiede e dove per gran parte ha scelto di realizzare la sua missione, attraversava un periodo di gravissima carestia. Le persone morivano per strada e non si sapeva proprio come aiutare quelli che non avevano nulla, gli ultimi degli ultimi. E il professor Yunus, che era un economista già all'epoca, si interrogava: ma è possibile che il sistema tradizionale in cui viviamo non possa arrivare a far sì che la vita possa essere valorizzata, che ogni singola persona possa avere l'opportunità di realizzare al minimo un minimo della propria esistenza? E Yunus ha riflettuto, non solo, ha tradotto questo suo pensiero in azione e in tasca aveva 27 dollari e da questi 27 dollari cominciò l'avventura della microfinanza. Cominciò a crescere la microfinanza fino a che appunto il sistema di Yunus, che è appunto il sistema Grameen, diventa una banca, ma non una banca per i ricchi, una banca per i poveri. E attualmente Grameen Bank fa prestiti per miliardi di dollari in Bangladesh. Da questi 27 dollari la realtà di quel paese è radicalmente cambiata grazie all'azione, non solo al pensiero del professor Yunus. E oggi, nel tempo di oggi, abbiamo un'altra possibilità di ripartire, la possibilità di ripartire da una grave crisi come quella che stiamo attraversando e far sì che un nuovo elemento di sviluppo possa concretizzarsi dalla teoria all'azione.
Uno degli elementi innovativi e una delle ricette che Yunus propone per questo periodo, per questa epoca, è appunto il social business di cui ci sta parlando negli ultimi anni, che non è l'impresa sociale, è il social business, poi professor Yunus ci spiegherà, ed è una metodologia per correggere le storture del sistema del capitalismo tradizionale. Una, non solo una teoria, ma una pratica efficace che già si concretizza in alcuni punti del pianeta, coinvolgendo anche il settore privato, quel settore privato che viene criticato da chi critica il sistema. Ecco, il professor Yunus da questa ricetta, da questo, da questa azione ci vuole proporre un altro metodo per ripartire, non dimenticando assolutamente quello che c'è stato fino adesso. Prima di passare la parola al professor Yunus, volevo passare la parola al professor Raffaele Lo Monaco, che ci ha ospitato appunto nel suo dipartimento per questa lezione. Grazie, professor Lo Monaco. Grazie, buonasera, e grazie al professor Yunus che ha accettato l'invito a partecipare a questa lezione che è all'interno del corso di economia politica in questa università. Vorrei introdurre l'argomento di cui poi verrà sviluppato dal professor Yunus, riferendomi alla situazione macroeconomica che stiamo vivendo. L'epidemia da Covid-19 sta causando la peggiore crisi economica mondiale dopo la Grande Depressione del 29. A causa della pandemia, il Fondo Monetario Internazionale, nel rapporto delle prospettive economiche mondiali del mese di aprile 2020, prevede che l'economia mondiale si contrarrà del 3%, contrazione molto più grave di quella registrata durante la crisi finanziaria del 2008, in cui la contrazione fu solo dello 0,1%. In questa situazione i governi sono costretti a intervenire attraverso azioni finalizzate non solo a ridurre il contagio, ma anche attraverso importanti politiche macroeconomiche volte a contenere l'impatto negativo della pandemia sull'economia globale. Considerando che il reddito pro capite diminuirà per oltre 170 paesi, è indispensabile scongiurare il peggioramento della recessione economica, che accompagnata all'aumento della disoccupazione rischia di provocare povertà e complessi problemi sociali a livello mondiale. I governi e le autorità monetarie, dalle esperienze vissute dal passato, dal 29 in poi, hanno la capacità di controllare gli strumenti di politica economica, ovvero politiche fiscali e politica monetaria, in grado di contemperare gli effetti della crisi. Di conseguenza, come nel passato, l'economia globale sarà in grado nel tempo di ripartire e di assorbire gli effetti negativi creati dalla pandemia. I cicli economici sono sempre esistiti e si sono sempre alternati. Casi di recessione si sono succedute a fasi di crescita e viceversa. A riguardo, il Fondo Monetario Internazionale, nel rapporto, ha suggerito tre linee operative per fronteggiare nel lungo periodo gli effetti negativi dell'emergenza sull'economia globale: investimenti, misure mirate e stabilizzatori automatici. Gli investimenti dovrebbero essere orientati al sostegno di sistemi sanitari, infrastrutture, tecnologie a basse emissioni di carbonio, istruzione e ricerca, settore chiave per aumentare la produttività e quindi stimolare la crescita. Le misure mirate dovrebbero essere temporanee e utilizzate con tagli fiscali e sostegni a categorie specifiche, quali ad esempio le famiglie a basso reddito, ai poveri, ai disoccupati. Infine, gli stabilizzatori automatici, ossia gli interventi fiscali e sulla spesa pubblica, dovrebbero essere utilizzati al fine di stimolare la crescita e la domanda aggregata. In questo momento in cui il sistema economico deve necessariamente affrontare una riorganizzazione, occorre porsi la domanda se il sistema economico deve essere organizzato come era prima della pandemia, ovvero solo su un'economia di mercato, oppure è possibile individuare e sperimentare nuovi modelli organizzativi che valorizzino l'economia sociale, ovvero un modello che armonizzi l'economia di mercato e la giustizia sociale.
L'economia è una scienza che ha le sue regole, che sono sempre, che non perseguono sempre il bene comune. L'equità nella distribuzione del reddito, la sostenibilità dell'ambiente, il contrasto alla povertà e la giustizia sociale. Di conseguenza lo Stato deve intervenire laddove le leggi economiche presentano limiti e fallimenti, introducendo regole che possono indirizzare l'economia a realizzare anche la funzione sociale. Il professor Yunus ha sempre studiato e sperimentato nuovi modelli di economia sociale, quali il microcredito, di cui è stato l'ideatore, e modelli di social business, ovvero forme di iniziativa economica capaci di coniugare le dinamiche del libero mercato con gli obiettivi di giustizia sociale. Invito il professor Yunus a spiegarci questo sistema, come il sistema economico post pandemia potrebbe organizzarsi sul modello del social business e quali sono le caratteristiche alla base di questo modello. Professor Yunus, the floor is yours. How many minutes should I speak? Quanti minuti ho? 30 minutes. 30 okay. Minuti. Yeah. All right, thank you. Bene, grazie, grazie mille. Thank you. Grazie, sono felicissimo di aver avuto questa opportunità di parlare a questo evento. Si tratta di un periodo molto doloroso, molto difficile. Ci sta mettendo alla prova. Il coronavirus all'improvviso è cascato su di noi e ha costretto le persone a rimanere nelle proprie case, nelle proprie stanze. Abbiamo visto tutto il mondo disintegrarsi, l'economia disintegrarsi, la società si è separata, le strade sono vuote e quindi non sappiamo quanto continuerà questa situazione e che cosa succederà dopo, quindi ci sono tante domande, tanti interrogativi di fronte a noi. Ci sono tantissimi problemi che mi vengono in mente e che vengono in mente a tante persone. Innanzitutto il modo in cui abbiamo risposto alla crisi del coronavirus e quindi alla pandemia. Il coronavirus è un nemico comune di tutto il mondo. Tutto il mondo che lotta contro il coronavirus, ma il mondo nel suo complesso non si è unito per lottare contro il virus. È stato un periodo in cui c'era bisogno di un comando comune per poter stabilire delle strategie, poter stabilire una lotta, per poter superare questa crisi in maniera molto rapida ed efficiente, ma non è quello che è successo. Quando è cominciata la crisi, siamo tornati un po' indietro nella nostra storia, quindi invece di lottare insieme, di unirci, siamo diventati isolati, delle nazioni isolate. Ci siamo separati. Piuttosto che utilizzare il multilateralismo, siamo diventati tribù separate, quindi ognuno ha cercato di proteggere la sua tribù dalle altre tribù, quindi abbiamo cercato di difenderci dagli altri, quindi la mia tribù è più importante della tua tribù, eccetera. E questo è qualcosa di molto doloroso da vedere, quindi vedere che il mondo non è riuscito a rispondere in maniera comune a questa sfida. Quindi dobbiamo capire come poter evitare una situazione del genere in futuro. Le organizzazioni globali dovevano lottare insieme, l'Organizzazione Mondiale della Salute, l'OMS, quindi ha fatto del suo meglio, ovviamente. Però è stata attaccata profondamente proprio durante la lotta. Il comando centrale dell'OMS è stato attaccato da individui indipendenti, da singoli stati, ad esempio gli Stati Uniti, che hanno raggiunto un tale estremo che hanno smesso di dare fondi all'OMS. È un qualcosa di molto scoraggiante, un qualcosa che non ci ispira assolutamente, un qualcosa che non dovrebbe verificarsi in una situazione del genere. E poi l'organizzazione è stata messa sotto indagine, sono sicuro che l'OMS può essere messa sotto controllo per diversi motivi.
Però questo sicuramente non è il momento per farlo, questo è il momento di risolvere insieme i nostri problemi e quindi stabilire un ombrello comune e quindi lottare tutti insieme. Questi elementi di tribalismo sono quelli che abbiamo sottolineato e un'altra cosa si sta verificando quando parliamo di vaccino, quindi ci è stato detto che il vaccino probabilmente arriverà tra 18 mesi, tra un anno, quindi tutti si stanno preparando, tantissime iniziative, tantissimi progressi vengono fatti, iniziative pubbliche. Però il vaccino sarà disponibile a tutte le persone oppure sarà disponibile soltanto ai paesi più ricchi, mentre altri paesi dovranno aspettare mesi, anni prima di avere al vaccino? Abbiamo bisogno di 8 milioni di vaccini, abbiamo bisogno di questi vaccini ora. Tutti stanno cercando di avere il vaccino prima di altri. Ieri ho letto una notizia nei media, Sanofi, una delle aziende farmaceutiche più grandi francese, ha annunciato che offrirà il vaccino, ma la prima produzione sarà per gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti hanno dato tantissimi fondi a questa società. È un qualcosa di molto interessante, ma in realtà anche deprimente da sentire. Ovviamente i francesi hanno reagito, il governo francese ha reagito con grande rabbia, perché anche il governo francese ha messo tanti finanziamenti. Quindi perché un'azienda dovrebbe decidere di dare tutti i vaccini ad un solo paese? Che cosa succede agli altri paesi? Quindi abbiamo promosso questa idea che per il coronavirus, ma anche in situazioni passate, il vaccino dovrebbe essere diffuso ora come un bene comune, un bene per tutti. Il vaccino è un bene comune, nessuno deve avere un monopolio sul vaccino, non possiamo dire lo prendo io, e dovrebbe essere open source, quindi non ci deve essere un brevetto. Tutti possono produrre il vaccino una volta che la formula sia nota, una volta che il principio è noto, tutti nel mondo possono produrre il vaccino, venderlo, distribuirlo. Quindi non dovremmo essere prigionieri nelle mani di 5-6 grandi aziende che decidono a quale prezzo e quando, a quali paesi, a quali persone vendere questi vaccini. Questa non è una decisione che devono prendere le aziende, questo è un problema e invito tutte le leadership morale a parlare forte pubblicamente, e questa università anche può ispirare tutte le autorità religiose a fare un annuncio, cioè che sosterrete questo come bene comune, che non ci saranno brevetti, che sarà open source, che tutti potranno produrlo dovunque sotto la guida e la supervisione dell'OMS. Quindi questo è quello di cui abbiamo bisogno oggi, perché quando è disponibile un vaccino dovrebbe essere disponibile a tutti, e questo è il momento giusto, e la leadership morale, la leadership religiosa è molto importante per creare social business nelle industrie farmaceutiche. L'industria farmaceutica, il mondo produce medicine, farmaci che rappresentano la vita, e se la medicina permette a qualcuno di guadagnare, beh, sicuramente non è un qualcosa che possiamo accettare. Quindi abbiamo bisogno di la creazione di un social business, quindi per le aziende di sviluppo e di distribuzione. Questo è possibile, le organizzazioni religiose, le autorità religiose, le chiese possono investire nel social business, quindi si investe in queste aziende e si invitano le grandi, i governi, i filantropi a investire nel social business della distribuzione e produzione dei farmaci. L'obiettivo di questa azienda è quello di sviluppare questi vaccini, sviluppare queste medicine, quindi comprare comprare brevetti se esistono, in modo tale che questo vaccino possa essere prodotto ovunque sotto la loro guida e supervisione, perché una volta che si possiede questa medicina, si produce questa medicina,
tutte le medicine saranno open source, quindi tutti possono produrle, i governi possono acquistare questa medicina e la distribuzione è libera e gratuita nei vari paesi e l'azienda recupererà i costi come social business, recupererà i soldi dell'investimento, quindi i soldi di investimento rimarranno sempre nell'azienda. E si continuerà sempre a fare ricerca in modo tale che l'azienda non potrà dire no, abbiamo speso troppi soldi, non li possiamo recuperare. No, li recupererà. Quindi il social business, il social business per le aziende di distribuzione e produzione è molto molto importante. Quindi questo è un altro problema e quindi chiedo ai leader morali, ai leader religiosi di assicurarsi che la loro voce venga ascoltata, perché il vaccino, qualsiasi vaccino, soprattutto il vaccino contro il coronavirus, deve essere libero da brevetti e deve essere open source, quindi una produzione libera per tutti. Quindi su questo argomento dobbiamo porre tantissima attenzione. È tutto. Questo si sta verificando allo stesso tempo, quindi sono emerse tantissime domande morali, questioni morali, cioè la vita contro la sopravvivenza, la sussistenza, perché molte persone hanno perso i mezzi di sussistenza, hanno perso il proprio lavoro. Ora tante persone non possono comprare, non possono acquistare cose, quindi non hanno più delle entrate e quindi non si può andare più nel mercato e quindi la domanda è: dovremmo far sì che le persone possano continuare a circolare, quindi aprirci? Alcuni pensano che i mezzi di sussistenza siano più importanti perché permettono alle persone di vivere, quindi la questione tra vita e mezzi di sussistenza è presente, quindi questa è una questione morale molto importante per i leader morali e quindi una questione fondamentale. Per me è molto chiara e vorrei condividere questa questione con voi. Per me la vita è fondamentale, la vita è la base, non si può scambiarla con qualcos'altro, la vita non si può scambiare con altri oggetti, quindi la vita, la supremazia della vita deve essere accettata da tutti. Una volta che accettiamo la supremazia della vita, allora possiamo perseguire la sussistenza e capire come perseguirla. La vita non ha opzioni, la vita è un qualcosa che si ha o non si ha, quindi non ci sono opzioni, ma ancora una volta la sussistenza ha tante opzioni, quindi sono due cose completamente diverse. Quindi mezzi di sussistenza, quando parliamo di mezzi di sussistenza parliamo di cibo, quindi sopravvivenza durante questa crisi, quindi e il cibo può venire in tante forme e è questo quello che devono fare i governi, le organizzazioni, cioè occuparsi di tutte quelle persone che non riescono a trovare mezzi di sussistenza. Quindi garantire cibo, quindi il cibo può venire in tanti modi, può essere consegnato a casa, molti governi lo stanno facendo, può essere sotto forma di voucher, di bonus, si possono acquistare beni alimentari per a dei prezzi molto bassi ed è quello che hanno fatto alcuni paesi. Quindi queste sono le cose che si possono fare e poi operazioni con mercato aperto, quindi a dei prezzi di mercato più bassi. E un'altra opzione è l'opzione tecnologica. L'opzione tecnologica è, ad esempio, consideriamo l'India. In India ognuno ha un numero DD, quindi si prendono tutti gli altri numeri che non possono permettersi di avere dei pasti, facciamo una lista di tutti questi numeri e poi incoraggiamo tutti i cittadini a scegliere un qualsiasi numero di questi numeri identificativi, quindi ad esempio io prendo 2, tu prendi 5, qualcun altro prende 10, quindi
Quindi ognuno ha dei numeri, sceglie dei numeri, quindi si può creare un conto bancario per inviare dei soldi a questi numeri identificativi. Quindi ho preso queste 1000 famiglie che sono la mia responsabilità per nutrirle durante la crisi. Non è un grande peso sulle mie spalle se ne prendo uno, se ne prendo 10, se ne prendo 15, oppure se un'azienda ne prende 1000, eccetera. Questo non è un grande peso, però tutti insieme noi che possiamo supportare le altre famiglie, possiamo farlo, quindi creare questo conto bancario. Ogni mese mettiamo un tot di denaro per riuscire ad occuparci di queste persone, di queste famiglie che non riescono a sopravvivere. È una procedura molto semplice, ma le persone hanno dimenticato tutto questo, quindi a volte invece si violano le regole del gioco e quindi si spinge verso il mercato e quindi si diffonde soltanto debito negli altri, ma non è quello che dovremmo fare. E un'altra questione che di solito è sotto forma di intelligenza artificiale. Sono stato molto critico sull'intelligenza artificiale, pensavo che in realtà avrebbe distrutto il mondo perché avrebbe rubato posti di lavoro a tante persone. Ci è stato detto infatti che tra qualche anno tantissimi posti di lavoro verranno rimpiazzati dall'intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale è un'altra questione. E ci viene sempre detto di non preoccuparci dell'intelligenza artificiale, che queste persone che perderanno il loro lavoro in realtà riusciranno a sopravvivere. Ma come? Perché il governo se ne potrà occupare e soltanto in questo modo si può risolvere il problema della disoccupazione. Il governo quindi dovrà occuparsi delle persone. Ma quando parliamo della corona crisi, in realtà i governi hanno fatto qualcos'altro e quindi hanno completamente dimenticato il ruolo che devono svolgere. Quindi queste sono le questioni che noi come leader morali dobbiamo perseguire e dobbiamo far capire. Un punto che vorrei condividere con voi, il corona ha fatto tantissimi danni, ma ha fatto emergere tantissimi problemi. Una cosa fondamentale del corona è che è stata in realtà un'opportunità entusiasmante per tutti, perché ha spinto il mondo a distruggere tutto, tutta l'economia è collassata, tutti i pilastri fondamentali dell'economia sono collassati e continueranno a collassare. E tutto è finito, abbiamo macerie, non abbiamo altro in questa economia mondiale. In questo momento quindi c'è un'opportunità per voi. Quando tutto viene distrutto, vi è l'opportunità per costruire di nuovo, costruire da capo. E quindi la domanda è: dobbiamo costruire gli stessi pilastri, lo stesso mondo, il mondo che avevamo prima della crisi da coronavirus, oppure no? La mia risposta è no, non possiamo tornare indietro, perché il mondo dal quale veniamo prima del gennaio 2020 in realtà non è il mondo che vogliamo, è un disastro, questo mondo si disintegrerà. E questa era la voce che si ascoltava prima di gennaio 2020. Il riscaldamento globale ci sta distruggendo questo pianeta che non sarà più vivibile per gli esseri umani. Tutti ci dicono non c'è più tempo, se non facciamo qualcosa questo mondo si disintegrerà, le persone non potranno sopravvivere. I giovani ci stanno dicendo che la nostra vita sta finendo, che dobbiamo fare qualcosa. Oggi questo mondo non esiste più ed è una cosa fortunata che non esiste più. Il coronavirus ha fatto qualcosa per noi, quindi ora non esistono i problemi di prima. E queste notizie sono diffuse ovunque, tutti sappiamo che il riscaldamento globale è cambiato, la situazione climatica di tanti paesi è migliorata. All'improvviso ci è stato detto che anche a livello di aria è tutto molto più pulito e quindi stiamo migliorando la qualità del pianeta, del riscaldamento globale, eccetera.
Quindi improvvisamente la situazione è migliorata perché abbiamo smesso di fare quello che facevamo prima, quindi l'economia che aveva causato tutto questo. Abbiamo detto che è l'ultimo decennio, il decennio dell'ultima chance, cioè non fare qualcosa di drastico per salvare il pianeta, non ci rimane più nulla da fare. Quindi tutto è arrivato alla distruzione. Vogliamo quindi tornare indietro nel tempo, la situazione in cui eravamo prima e che nessuno accettava? No. La seconda cosa, non vogliamo tornare indietro perché la ricchezza del mondo era concentrata in pochissime persone, in pochissimi paesi. Quindi la ricchezza apparteneva soltanto a pochissime persone. Ci sono tantissime persone che invece non hanno nulla. Il 99% della ricchezza del mondo è nell'1% delle persone. Quindi che tipo di economia è questa? È un'economia, un sistema molto negativo in cui tutta la ricchezza va nelle mani di pochissime persone. Questo sistema non si può accettare, è inaccettabile. E quindi ci sarà rabbia sociale che verrà, che emergerà da tutto questo. Quindi se torniamo indietro, torneremo a quella rabbia sociale, quindi a quella concentrazione della ricchezza soltanto nelle mani di pochissime persone. E poi l'altro problema è l'intelligenza artificiale. Come ho detto prima, vogliamo tornare indietro a quel mondo, quindi no, non dobbiamo tornare indietro al mondo che avevamo prima. Quindi la mia domanda è: come dobbiamo fare per creare un nuovo mondo? Abbiamo bisogno di leadership morale, abbiamo bisogno di leadership da parte di tutti i leader religiosi, dobbiamo avere una voce molto forte, dobbiamo far capire che non vogliamo tornare indietro al mondo che c'era prima, vogliamo creare un mondo tutto nostro. Quindi dobbiamo interrompere quel ciclo che avevamo creato prima. Abbiamo una scelta, quella di seguire una nuova direzione, quindi cambiare la strada, non seguire più la strada di prima. Dobbiamo costruire nuove strade, andare verso nuove direzioni. Non vogliamo quindi utilizzare gli stessi motori di prima, ma creare nuovi motori. Quindi tutti dobbiamo seguire una direzione completamente diversa. Non dobbiamo tornare indietro. Quindi come costruiamo questo nuovo mondo? Molto semplicemente. Abbiamo fatto tantissime cose che hanno causato tutti questi problemi, cose molto semplici in realtà, che ci fanno capire che cosa significa tutto questo. Ad esempio, quello che ha creato, chi ha creato questi problemi? Dalle aziende, dalle vecchie imprese. Quindi tutto quello che è successo a noi, il riscaldamento globale, la concentrazione della ricchezza, l'intelligenza artificiale, sono tutte cose collegate alle imprese. Quindi dobbiamo riscoprire le imprese in maniera diversa, concepire le imprese in maniera diversa, in modo tale da non tornare indietro e ricreare le stesse cose di prima. Quindi le aziende hanno come obiettivo il profitto, è questo quello che ci è stato insegnato alle università, alle scuole. Le aziende devono far profitto, ma no, non è così, perché in questo modo si distrugge il mondo. Quindi dobbiamo creare un tipo di impresa completamente diversa, che non fa profitto ma che risolve i problemi in maniera sostenibile. Quindi è quello che chiamiamo social business. Quindi è quello di cui parlavo prima, social business per i farmaci, per la ricerca nel settore dei vaccini, della distribuzione dei farmaci e della distribuzione dei farmaci, perché l'obiettivo non è quello di far profitto, ma quello di vendere a costo di produzione in modo tale da recuperare i soldi dell'investimento, ma fare qualcosa di positivo. E questi social business possono diffondersi in tutto il mondo, e gli istituti religiosi, leader morali possono far davvero tanto. Quindi questa è una questione che dobbiamo discutere ora. Poi da dove cominciamo? Dobbiamo riconcettualizzare il concetto di impresa tradizionale, ma queste imprese convenzionali
possono continuare ad esistere però con un'agenda diversa. Tutte devono essere basate su una coscienza sociale. Senza coscienza sociale non si può fare business. Quindi se c'è una coscienza sociale, se c'è una coscienza ambientale, allora bisogna capire che business continuare e che business interrompere. Ad esempio il settore dei combustibili fossili non può andare nel mondo, nel nuovo mondo, deve interrompersi qui. Non ha coscienza sociale, non ha coscienza ambientale, quindi è un tipo di business che non ha coscienza sociale, non ha coscienza ambientale e noi non vogliamo portarlo con noi. Quindi dobbiamo prendere questa decisione ora, questo è un momento in cui dobbiamo prendere delle decisioni, è un momento di leadership, la leadership deve dire no, non vogliamo queste cose, non lo vogliamo più. E quindi dobbiamo essere liberi dai combustibili fossili, forse questo ci rallenterà un po', ma va bene, non è un problema. Se ci rallentiamo va bene, vedete, ci siamo fermati tutti, non abbiamo più fatto nulla, ma stiamo tutti bene, quindi possiamo quindi creare un nuovo, avviare un nuovo motore. All'inizio il tutto sarà più lento, ma sarà piacevole, avremo un mondo migliore, una concentrazione di ricchezza ben distribuita e quindi sicuramente questo aiuterà tutto. Quindi è qui, è in questo modo che la ricchezza sarà ridistribuita alle persone tramite la creazione di social business, e nel social business non c'è concentrazione di ricchezza perché nessuno mira al profitto. E un altro, il fulcro del problema sono gli istituti finanziari. Gli istituti finanziari hanno creato i danni, sono i veicoli che hanno portato alla distribuzione della ricchezza nelle mani di poche persone. Quindi dobbiamo concepire un sistema finanziario completamente diverso, dovrebbe essere pro persone piuttosto che pro profitto, quindi a favore delle persone. Possiamo creare banche di social business, fondi di investimento di social business, fondi di assicurazione social business, quindi dobbiamo creare tutti questi business non per far profitto ma per risolvere i problemi delle persone. Si può sbloccare tutto questo e quindi distribuire la ricchezza in tutti. Vediamo che ogni essere umano che vive su questo pianeta ha un accesso semplice al sistema finanziario e dà la possibilità di gestire il sistema finanziario come qualsiasi altro al mondo. Oggi metà della popolazione al mondo invece non ha alcuna possibilità di fare i conti col sistema finanziario, di avvicinarsi al sistema finanziario. Il sistema finanziario non si avvicina a queste persone, quindi dobbiamo creare un sistema in cui nessuno viene escluso, tutti sono considerati alla pari degli altri. Dobbiamo creare questi istituti. La maggior parte di questi istituti creati nel sistema finanziario saranno istituti basati sul social business, quindi dobbiamo concepire questi istituti non per garantire il profitto agli azionisti, ma per distribuire la ricchezza in maniera equa. Quindi tutti possiamo diventare imprenditori e questa è una questione che dobbiamo affrontare ora, perché non vogliamo vedere un giovane che non ha la possibilità di trovare un lavoro. L'essere umano ha una creatività illimitata, purtroppo però il sistema ha causato la disoccupazione. Questo sistema non è concepito come sistema in cui si può lavorare per gli altri, come risultato c'è stata la disoccupazione. Insisto sul problema della disoccupazione che appunto è stato creato dal sistema precedente. Tutti gli esseri umani sono imprenditori. C'è sempre detto hai un'opzione, puoi essere un imprenditore, puoi cercare lavoro, quindi puoi decidere tu che strada seguire. I giovani ovviamente fanno la loro scelta e quando decidono di essere imprenditori allora possono avere dei fondi e quando i fondi sono disponibili tutti cominciano a lavorare. Ma oggi tutti cercano lavoro perché non c'è un'alternativa finanziaria per i giovani, quindi
se si vuole essere un imprenditore, oggi ad esempio bisogna nascere in una famiglia ricca, un povero non può diventare un imprenditore, quindi perché per definizione non si hanno i soldi, quindi si crea un nuovo sistema finanziario e insieme a questo dobbiamo riconcepire il sistema di educazione, di istruzione, che ci ha insegnato a massimizzare i profitti, a mettere tutte le nostre energie nella direzione sbagliata, a creare le imprese sbagliate, a creare istituzioni che in realtà non hanno creato posti di lavoro per i giovani. Quindi dobbiamo capire quelle che sono le basi dell'educazione. L'educazione deve permettere ai giovani di capire chi sono, devono capire il potere creativo che hanno, devono sbloccare il loro potenziale. Quindi è questa la vita e questo è quello che il sistema di educazione e di istruzione deve fare. Quindi c'è bisogno di riconcepire il sistema finanziario prima di aprire la porta a nuovo business. Finché non cambiamo il sistema finanziario non possiamo aprire queste porte. Quindi non possiamo perseguire il percorso passato, dobbiamo creare un percorso diverso, nuove strade. Il nuovo mondo verrà definito come un mondo che è libero dal riscaldamento globale. Questa è la direzione che vogliamo seguire. Se ci sono ragioni per scegliere il riscaldamento globale, allora non è un nuovo mondo. Il nuovo mondo non avrà più emissioni di carbonio, ci sarà, non ci sarà concentrazione della ricchezza, ci sarà zero disoccupazione. Queste sono le caratteristiche del nuovo mondo e quindi una volta aver capito questo possiamo mettere tutti gli studenti, tutte le persone insieme, creare vari esempi e quindi far sì che questo nuovo mondo venga creato. Quindi questo è quello che il coronavirus ci ha permesso di capire, ci sta facendo capire. Questo è il momento giusto per definire, per creare un nuovo mondo per tutti noi, in modo tale che non dobbiamo necessariamente tornare indietro. E spetta a noi la decisione. Come ho detto prima, abbiamo bisogno di leader morali, di leader religiosi che con voce forte possano dire non vogliamo più tornare indietro. Grazie. Ok, I stop here. Grazie professor Yunus, thank you very much professor Yunus. Thanks a lot. Thanks a lot. Adesso potremmo passare un po' alla sessione di domanda e risposta. Abbiamo sintetizzato alcune domande da fare al professor Yunus, saranno circa 5 col professor Lo Monaco. So professor Yunus, we can pass to Q&A session. We have just 5 questions. Okay. To you and Professor Lo Monaco have 3, and the other, the last two, I will. Grazie Professor Yunus per la sua presentazione. Thank you very much. Ho alcune domande che ci sono giunte e che abbiamo sintetizzato. La prima, crede che gli investitori senza profitto siano disposti a investire nel social business? Can somebody translate? Yes, do you believe that investors without profit can invest in social business? Oh yes, that's what the whole idea of social business is. Sì, questa è l'idea del social business. Anybody who invests for the sake of solving problems, per risolvere i problemi, they don't expect any personal. Non si aspettano alcun profitto. Company makes profit. Le aziende fanno profitto. Le aziende tornano quindi a fare business.
E gli investitori possono recuperare i soldi dell'investimento, ma nient'altro, solo questo. Vediamo tanti investitori che sono interessati a fare questo. Grazie professore, una seconda domanda. Quali sono le misure che i governi possono adottare per stimolare i modelli di social business? Which are the measures that the governments can adopt to encourage and stimulate social business models? Very simple. Now all governments, including tutti i governi, would be pouring in lots of money as a bailout packages. Possono investire tantissimi fondi come pacchetti di bailout per far riprendere le aziende. Now they have to make a decision. Quindi ora devono prendere una decisione in questo periodo. Non daranno questi fondi a coloro che invece vogliono soltanto ottenere profitto grazie a questi soldi. Quindi porteranno dei partner di social business e daranno questi soldi ai loro partner di social business. In modo tale che possano cominciare ad acquistare azioni. E qualunque profitto ricevono, questo verrà poi, questo denaro, questo profitto verrà utilizzato per creare altri social business. E i governi possono svolgere un ruolo molto, molto importante. Un'ultima domanda. Professore, non crede che il mondo della finanza internazionale possa ostacolare lo sviluppo del social business? Do you believe that the world of finance can be an obstacle to social business? In the beginning, of course, there will sì, all'inizio sicuramente sarà così, perché alla finanza, al mondo della finanza non piace il social business. Però quando vedranno che non ottengono più supporto da parte del governo, cominceranno essi stessi a diventare social business. È il ruolo del governo che decide che tipo di imprese vogliamo creare. Grazie. Professor Yunus, volevo farle un'altra domanda. Proprio ieri si è svolta la giornata mondiale della preghiera mondiale per debellare l'epidemia sul coronavirus, del coronavirus promossa appunto anche da Papa Francesco. E, la fede, la preghiera produce un cambiamento. Come le religioni possono contribuire, le diverse religioni invece, a creare azioni per invertire la grave crisi economica che noi affronteremo tra qualche mese? So, one last question for you, Professor Yunus. Yesterday, we celebrated the World Day of Prayer to eradicate coronavirus, and this day was promoted by Pope Francis. So, faith and religion can produce a great change. How can religions contribute to create and implement actions that can change the economic crisis which will take place in a few months? La Chiesa ha un'autorità morale incredibile. E anche le autorità religiose, ovviamente, tutte le autorità religiose. Se dicono che durante questo periodo di ricostruzione tutti dovrebbero provare il social business per risolvere i problemi, molte persone sarebbero interessate a farlo. E sicuramente la Chiesa può avere una leadership nel creare questi nuovi social business. Istituti finanziari di social business, questo è quello che i leader religiosi possono fornire.
La Chiesa sicuramente può fornire leadership nel creare social business, nel concepire vaccini, medicine, nel produrre e distribuire vaccini e medicine come social business. Ha un potere tremendo, incredibile, ed è questo il momento per mostrare questo potere. Se ad esempio Papa Francesco dice una sola parola, noi non vogliamo tornare indietro, tutto il mondo lo ascolterà e farà quello che lui consiglierà di fare. Ed è questo quello che vogliamo ascoltare da Papa Francesco. Thank you. Grazie. Grazie professor Yunus, grazie mille per questa risposta anche molto emozionante. Un'ultima domanda. Lei ha detto nel suo intervento che il 99% della ricchezza è nelle mani di circa 8 persone, che tra l'altro non la pensano come lei. Se invitassi a cena Soros, Bill Gates e gli altri appunto di questa piccola cerchia, cosa gli direbbe? So one last question, Professor Yunus. In your speech you said that 99% of the world wealth is in the hands of only 8 people that don't share your opinion. If you had the possibility to invite to dinner these people, what would you tell them? I'll tell them what the reality is. Beh, direi loro quella che è la realtà, cioè che hanno un potere tremendo, quello di cambiare il mondo. Direi loro che forse aver profitto, far soldi può portare alla felicità. Ma rendere felici le altre persone è una felicità estrema. In modo tale che possano passare dalla felicità per il profitto ad essere super felici perché hanno cambiato il mondo. Questo è il messaggio che trasmetterei a queste persone. E sicuramente amerebbero fare questo, perché non stiamo togliendo loro la felicità, ma stiamo aumentando la loro felicità. Thank you. Grazie. Grazie professor Yunus, thank you so much. You. We are very super happy, not only happy. Thank you. I'm super happy too. Oh, I can pass the microphone to the rector that wants to give us the greetings from the university. Thank you. Thank you. Thank you very much. Professor Yunus, thank you very much for Hello, your thank presence. You so much. Yes, for your presence. Yeah. And for your speech. For your speech. Thanks a lot. Yes. Per noi è stato veramente una gioia, lo dico agli studenti in particolare, averla e ascoltare soprattutto l'approccio che lei ha dato, un approccio che si conclude con la felicità. La felicità è un punto di arrivo, ma lei ci ha parlato di condivisione, lei ci ha parlato di lotta alla povertà, lei ci ha parlato soprattutto di questo bene per la vita. Si tratta di temi, indicazioni che possono servire al nostro lavoro quotidiano, di studenti, docenti, ricercatori, e che può servire anche a tutti noi come persone di fede. Okay, so Professor Yunus, thank you so much for your lecture. You gave us a lot of joy, an incredible joy. It's been a great pleasure to have you here and to listen to you, especially to listen to the approach
you gave, and especially to listen to the last words you used, and so happiness. Happiness is our target, is our destination, and you used important words. You spoke about sharing, you spoke about the fight against poverty, you spoke about fighting to find something good for our life and to the importance of life. These are all topics that can be very useful for the students, for the researchers, the teachers, the professors, and for all of us that are believers. Thank you very much. Grazie mille. Questo è il nostro ringraziamento di questa della Pontificia Università Lateranense. Questo è il ringraziamento che come persone singolarmente facciamo a lei, augurandole di darci ancora tanta luce attraverso la sua riflessione, attraverso il suo studio, attraverso le sue proposte. So this is our thank you note. These are our thank you notes. The thank you notes on behalf of the Pontificia Università Lateranense, and the thank you notes on behalf of each one of us that have taken part in this important lecture. So we wish that the important message you have given us can be our light, our beacon for the future, and we hope that your studies, your proposals will keep being an important mission for all of us. Thank you very much, Mr. Rector. Grazie mille, Rettore. Sono felice che mi abbiate invitato a parlare. Close relationship soprattutto penso che sia fondamentale il rapporto che abbiamo creato tra le nostre istituzioni. And one way is to create a social business center in your university. È un modo per creare uno UNUS social business center in modo tale che continuiamo a portare avanti la nostra missione. It's wonderful to be with you. È fantastico, è stato fantastico essere con voi. Grazie. Thank you so much, Professor Yunus. Grazie a tutti per essere intervenuti. Volevo solo dare una connotazione biografica del rettore, Professor Yunus. The rector for his PhD, I want to give some mention of his bio. He made the thesis on the building of IFAD, but principally focused on Grameen model. This is wonderful. Yes, wonderful. It was so wonderful to hear this afternoon. Thank you so much again. Thank you very much. Thank you for your strong support, and we can continue to do. We will have a lot of work to do. We'll work together, make things happen. Sicuramente lavoreremo bene insieme per fare qualcosa di molto positivo nel mondo. Grazie mille a tutti e buona serata. Say good night. Buona serata, grazie mille a tutti. A presto. Thank you so much. Bye bye.